Al via oggi la 10ª edizione di Orticolario, il giardinaggio d'autore, è protagonista qui a Villa Erba. Fino al 7 ottobre sarà possibile visitare il parco storico della villa affacciata sul lago di Como, immersi nel verde della natura, tra piante e fiori di ogni colore. Per il traguardo dei 10 anni l'evento è intitolato Si salvia chi può. Il tema è il gioco e la pianta protagonista è appunto la salvia. Abbiamo tante varietà, mi sono più che altro portato delle varietà nuove che ho voluto inserire perché avevano vinto dei premi o perché comunque erano varietà che come colori di fioritura erano molto vistose, e poi salvie che invece ho avuto piacere di coltivare. Curiosità di questa edizione è il giardino dello sballo, ideato dalla paesaggista Carla Testori, che ospita al suo interno piante di cannabis. Questo è un giardino presentato da Orticolario, naturalmente. Il titolo è ironico, anzi direi che ha un aspetto di positività rispetto all'utilizzo giardinistico e terapeutico della cannabis. È un giardino semplice, delicato, che invita al riposo e anche alla meditazione. È un anno che abbiamo iniziato, diciamo, questo tipo di coltivazione. E le piante che vedete qui le abbiamo preparate appositamente per Orticolario, quindi in vaso, sono tutte piante a basso contenuto di THC, massimo 0,6, e sono diverse varietà. Non solo piante e fiori, tra gli stand si possono trovare oggetti di design di ogni genere. Ci si può sbizzarrire per il proprio giardino, insomma. Ci puoi fare in un giardino veramente un parco giochi, una cosa incredibile, di tutti i tipi. Partiamo dall'oggetto elegante all'oggetto country, tutto quanto, però in un giardino veramente è più bello viverlo che in casa, sicuramente. Tra i visitatori c'è chi si fa guidare dalla semplice curiosità, chi dalla grande passione per la natura e il giardinaggio. Assolutamente sì, poi ho anche un giardino, quindi giro e quando c'è qualcosa da vedere interessante, solo per gli odori e i colori. Tanti bambini e ragazzi delle scuole presenti oggi a Orticolario, qual è l'opportunità per loro? Sicuramente di vedere la bellezza del nostro territorio, perché una realtà come questa, con un lago, una villa stupenda così, non capita tutti i giorni. E poi vedere come gli adulti sono in grado di creare bellezza e farne parte anche loro.